Buongiorno a tutti. Oggi facciamo un video in cui torniamo a parlare di libri. È da tantissimo tempo, in effetti, che non faccio un video sui libri. Vi voglio mostrare alcune cose che ho acquistato e quali sono le mie letture, diciamo, attuali. Mi tolgo gli occhiali perché ho visto che lasciano un riflesso pazzesco, quindi facciamo senza occhiali e via. Se poi sto guardando da tutt'altra parte, vabbè, abbiate pazienza, ma non vedo esattamente dove sto guardando. Allora, dunque, ho fatto alcuni acquisti molto interessanti ultimamente. Sono prevalentemente saggi, in realtà. E parecchi sono anche, cioè parecchi, vabbè, alcuni a tema un po' specifico, psicologico, educativo, eccetera. Ma questo perché, appunto, mi servivano per lavoro e per studio. E quindi, insomma, mi sono orientata su questo. Il primo saggio che ho già letto, che vi voglio mostrare, che mi ha interessato parecchio, è di Francesco Antinucci, L'algoritmo al potere, vita quotidiana ai tempi di Google. Questo è un libro che proprio mi ha stregata appena l'ho visto, l'ho trovato al libraccio, era anche, nonostante fosse nuovo, era al 50%, e racconta un po' di come i social hanno modificato un po' e plasmato un po' le nostre vite. E secondo me in questo momento questa tipologia di lettura è qualcosa di molto importante, molto stimolante, proprio perché viviamo in un periodo in cui i social ci gestiscono praticamente, noi neanche ce ne rendiamo conto, ma i social ci stanno un po' gestendo. Quindi non è male secondo me informarsi un pochino e avere più che altro degli spunti di riflessione su come funzionano i social e per quale motivo controllano le nostre vite. Quindi questo assolutamente lo adorato e vi suggerisco di andarlo a recuperare. Non so se da Libraccio ci sia ancora lo sconto su questi saggi, ma ve lo consiglio. Poi una raccolta di Maria Montessori, Educare alla libertà. In realtà sono tutti estratti dalla sua opera principale, di cui adesso vi dico anche il titolo perché è lunghissimo, ovvero Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle case dei bambini. Diciamo che questi sono un pochino i passi principali di quest'opera. Ne ho letto soltanto alcune parti, non l'ho ancora letto tutto, ma ho fatto anche un corso recentemente sul metodo Montessori e voglio insomma parlarne poi perché è stata una grandissima e secondo me è fondamentale conoscere qualcosina delle sue idee pedagogiche, sia da educatori, da insegnanti, ma anche da genitori, perché no? E sulla stessa scia, questo vabbè, più da banco, diciamo, di Rolf Selling, I bambini sensibili hanno una marcia in più. Questo l'ho preso per capire, per avere alcuni spunti, insomma, per il mio bimbo, perché appunto è un bambino che io oserei definire forse ipersensibile, quindi mi interessava moltissimo capire un pochino cosa si può fare per andare incontro a questi cuccioloni che ci scavano veramente dentro e che non si lasciano passare sopra nulla, ma tengono addosso i segni di tutto quello che gli accade nella vita. Quindi volevo avere qualche cosina in più, questo l'ho iniziato e non l'ho ancora terminato. Sempre a livello di pedagogia, diciamo, il padre della pedagogia speciale, ovvero Jean Itard, nella sua opera principale, ovvero Il fanciullo selvaggio dell'Aveyron, cresciuto nei boschi come un animale selvaggio. Su questo mi piacerebbe tantissimo fare un video a parte, perché racconta l'avventura del medico straordinario Jean Itard, che appunto trovò questo ragazzo, cioè non lui, ma insomma si sapeva che in quella zona girava appunto questo ragazzo selvaggio, siamo nel 1800, e tutti pensavano che fosse un disadattato, insomma. In realtà diciamo che viveva alla stregua di un animale proprio perché era stato emarginato dalla società e quindi questo medico se ne prende cura e cerca di abituarlo alla vita sociale e questo è il racconto di tutto l'esperimento e questo medico proprio per questo esperimento viene ritenuto un po' il padre della pedagogia speciale e in particolare del concetto che siamo tutti potenzialmente educabili e questa è una cosa fondamentale oggi se si parla di inclusione scolastica anche per i soggetti con disabilità molto 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 complesse. Quindi questo ve lo consiglio se siete educatori, sicuramente già lo conoscerete, ma se non lo conoscete ve lo consiglio. In generale è una lettura molto molto interessante.
questo qua l'ho già letto perché lo sto usando anche per la mia tesi. Invece, il libro che ancora non ho letto, dalla Giunti ho trovato questo meraviglioso cofanetto con il libro più DVD che non conoscevo, però costava tipo 2 euro, cioè una cosa irrisoria, quindi ho scelto di prenderlo. Questo è il romanzo. E questo è il DVD, che deve essere sostanzialmente la trasposizione cinematografica. È un libro che parla di disagio giovanile, di bullismo e insomma di tematiche abbastanza scottanti. Ne ho letto anche critiche piuttosto entusiastiche, quindi sono molto curiosa di leggerlo perché appunto lavorando a scuola sono tematiche che mi toccano molto da vicino, quindi questa sarà sicuramente una delle prossime letture e vedrò poi anche il DVD e poi magari vi faccio un video apposito solo su questo. Sempre nell'ottica delle letture impegnate per capire come funziona la mente, di Daniel Goleman, uno dei pilastri della psicologia, diciamo, legata all'intelligenza, e questo è il suo testo più famoso, ovvero L'intelligenza emotiva. Sarebbe lunghissimo adesso qua spiegarvi chi è Daniel Goleman e che cosa si intende per intelligenza emotiva. Vi posso dire che questo, insieme a Forme Mentis di Howard Gardner, si possono ritenere un po' due finestre alternative sull'idea di intelligenza, quindi dell'intelligenza come diverse sfaccettature della mente. In particolare qui ci si sofferma in particolare sulla cosiddetta intelligenza emotiva, cioè quella legata non ai processi mentali di ragionamento, ma quelle proprio legate al sentimento e all'istintività e a come il nostro corpo reagisce in determinate situazioni, guidato non dalla ragione ma dalla sensibilità, ecco. Anche questo l'ho appena iniziato, quando l'avrò finito sicuramente ve ne parlerò. Altri due libri che ho in lettura, sto leggendo un po' di cose tutte insieme in effetti, perché questo alcuni me li porto dietro, altri li lascio a casa, faccio un caos. Questo l'avete già visto perché l'ho preso al Salone del Libro dell'anno scorso, Il nostro viaggio, odissea nei diritti LGBT in Italia, di Matteo M, non so per cosa stia, dire il vero, Winkler comunque, e Gabriele Strazio, ed è appunto un'inchiesta sui diritti della comunità LGBT in Italia. Ne ho letto pochissimo, ma ho già capito che in Italia siamo veramente fra i paesi messi peggio al mondo da questo punto di vista, e questa cosa la sospettavo, però quando poi lo leggi diciamo che non ci rimani proprio benissimo. Comunque libro molto interessante, scritto veramente molto bene, e questa è la lettura che invece sto facendo di più in questo periodo. Lasciate perdere la traduzione italiana del titolo, comunque, di Kathleen Moran. Il titolo originale era How to be a woman, diventato in Italia, tappatevi le orecchie, Ci vogliono le palle per essere una donna, che per un testo che dovrebbe essere femminista mi fa venire abbastanza l'urticaria, però è divertentissimo e secondo me tocca dei temi davvero interessanti e sulle quali tutte le donne dovrebbero riflettere, senza scomodare Chimamanda Ngozi Adichie. Secondo me anche questo potrebbe essere un testo interessante da far leggere a chi non conosce il femminismo e a chi non sa cosa significhi realmente essere donne ed essere femministe, quindi questo mi sta piacendo davvero tanto. Ultimo, ma non ultimo, l'ho messo dentro anche se è un testo che utilizzo per il lavoro, ed è Musichiamo, percorso di educazione musicale per bambini dai 2 ai 6 anni. Io lavoro, oltre che con i ragazzi delle medie, anche con dei micro nanissimi delle elementari, che adoro, e questo libro qua mi è piaciuto tantissimo. Ha queste storie musicali da seguire con determinati gesti, determinate cose, e ha tutta una parte iniziale in cui parla anche delle metodologie di diversi teorici, da dal Cross a Montessori a Gordon, insomma di diverse scuole per l'insegnamento ai bambini della musica e non solo della musica. Mi sta piacendo davvero tanto, se avete dei bambini piccoli, anche se non siete musicisti, io ve lo consiglio perché costa poco, costa 15 euro ed è veramente carino, ha un sacco di idee carine, e c'è il CD in fondo, eccetera. Mi piacerebbe poi fare un video, e penso che lo farò a breve, sugli strumenti, diciamo, che utilizzo per i laboratori a scuola, quindi parlando anche di libri, questo sicuramente lo inserirò perché mi sta piacendo parecchio e lo sto utilizzando. Basta, questo video libresco finisce qui, era da tanto che non ne facevo uno e quindi sono molto contenta di essere riuscita a farlo, e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!